Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi, e benvenuti in questo quarto episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sconfitto due cultisti che cercavano di uccidere Augur e siamo giunti nella nuova città. Oggi però, ragazzi, mi vedete in questa zona molto particolare perché ho scoperto che la grotta che avevo totalmente bypassato nello scorso episodio contiene una cattura al suo interno, nonché un luogo molto interessante che vorrei farvi vedere. Detto ciò, ragazzi, vi voglio informare che la serie si sta davvero riprendendo benissimo grazie a voi, dopo che la restrizione ce l'ha bloccata, e quindi ragazzi mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace, proviamo a raggiungerne di nuovo 200 come nei primi episodi, addirittura ne abbiamo raggiunti di più di 200, vediamo che cosa riusciamo a fare. Io ci sto mettendo tutta la mia voglia perché questa serie mi sta prendendo davvero tantissimo, nonostante sia partita col piede sbagliato, ma noi insieme ragazzi possiamo riportarla davvero davvero in alto, e chissà che non possa raggiungere anche qualcuno fuori dal canale. Detto ciò, ragazzi, direi di non perderci in ulteriori indugi, di entrare in questa grotta se la ROM non si blocca. Casse, mannaggia ad Alicante. Entriamo nella grotta, facciamo la nostra cattura, ragazzi. Ovviamente io non ho incontrato nessun Pokémon. E intanto dietro la grotta ci sarà un luogo molto particolare, attenzione. Magmortar. Così, di cattiveria, non lo catturerò mai, però intanto è un buon Pokémon. Mi piacerebbe, raga, davvero, un sogno sarebbe avere in squadra un Pokémon Delta. Sarebbe davvero spettacolare. Allora, vediamo un po' di fare Confusion. Ah, tra l'altro, ragazzi, mi avete detto come si velocizza premendo il tasto M, però la velocizzazione funziona solo nell'Overworld. Quindi, purtroppo, qui non potremo utilizzarla. Vabbè. Cioè, sembra, raga, che in questa serie si stiano puntando a farmi diventare bocelli. Cioè, cieco mi vogliono, non riesco più neanche ad attaccare. Cioè, ogni video io non riesco ad attaccare. È una cosa allucinante. Dai, fatemelo dormire che poi provo a lanciargli delle Pokéball che ho preso alla fine dello scorso episodio, fra parentesi. E non so se ne ho trovata qualcuna per terra. Ora, non ricordo se l'ho raccolto o lo devo fare in parte. Ora, adesso vedremo se magari riuscissi ad attaccare con ipnosi. Mannaggia gli unicorni variopinti. Guarda che non lo prendo! Oh! Ci voleva la Sacra Sindone! Che cosa ci voleva per catturarlo? Cioè, per addormentarlo, sai, per catturarlo, buonanotte! Allora, vediamo un po' di provare a prenderlo. Tra l'altro, raga, mi avete detto nei commenti di stare attento. Raga, lo so. Questo gioco so quanto possa essere terrificante. Io ho paura, però questi sono altri dettagli. Vaffanbrodo, non lo prenderò mai nella vita, però. Allora, fermi, devo per forza fare una cosa, ossia curarmi dall'avvelenamento, perché altrimenti non ce la si fa più. Allora, quindi antidoto, via così, meno male che li ho comprati una cosa come l'episodio 2. Ah sì, tra l'altro mi avete fatto notare che il Lilligant che c'era in sidebar era shiny. Io vi giuro che non me ne ero accorto, vedrò di cambiarlo a sto punto, anche se vabbè, non che sia stato sto grande errore, però vi giuro che non me ne ero accorto. Cioè proprio, avevo bypassato l'argomento. 1, 2... Perché la mia vita deve essere così schifosa? Tra l'altro poi, ragazzi, nella città, volevo dirvi anche, non c'è Nugaz, cioè non c'è proprio nulla in quella città che abbiamo visto, a parte la scuola allenatori dove c'è l'evento per andare avanti nella trama. 1, 2. Mi pigliano per il culo. Adesso non ci provo neanche più, raga, a addormentarlo, perché sinceramente a una certa, voglio anche dire, non ne posso più. Ok. Oh no, funziona anche qui la velocizzazione, che cazzo dico? Figata, funziona anche qui, raga, che bella cosa. Mi piace. Perché fuori parte vi giuro che non funzionava? Dai, entra, ti prego. Va a cagare. Ok, perfetto, raga. Questa qua è la terra promessa. A parte che il tasto M mi è scomodissimo, però questi sono altri discorsi. Dai, entraci. 1, 2, 3. Allora, fermi. Fatemi fare una cosa. Provo a switchare. E non lo so. Provo a mandare lì. Perché ho mandato Lilligant che... Raga, non lo so, consegnatemi alla polizia dopo sta cosa che ho fatto, perché merito veramente il carcere. Cioè, boh, raga, io non lo so. Dai, ti prego, entraci. Il brutto delle Nuzlocke, raga, è questo. Che trovi Pokémon forti e non li riesci a catturare. Li trovi, trovi Pokémon deboli, li riesci a catturare, muoiono l'episodio dopo, perché per l'appunto sono deboli. E vabbè, succede. Tra l'altro poi, vi dicevo, alla fine di questa zona ci dovrebbe essere un giardino. Dove? Sì!
Hai lasciato qualcosa nel carrello, l'antivirus? Che cazzo, il carrello, tu mani il carrello a fare la spesa al Carrefour proprio, all'Iper con Antonio. Blast Pokémon, ok, bella, l'ho preso finalmente. Non ho la più pallida idea di come chiamare Magmortar, però questo è un altro discorso. Poi ritorno al discorso di prima, Magmortar. Magma è un altro Pokémon femmina, che roba allucinante, la chiamo Etna. È un po' banale, vero? È molto banale Etna. Però mi sa che vado di Etna, non ho molta scelta. Fosse stato un maschio l'avrei chiamato Efesto o qualcosa del genere, però o Prometeo sarebbe stato ancora più figo. Però nulla, Etna. Sì, non Etnax, che è bruttissimo. Ok. Raga, miracolo, ce l'ho fatta. Fatemelo vedere un attimo prima di proseguire. Lo troverete ovviamente allenato per i prossimi episodi, raga, perché adesso non si può fare come cosa. Oh, Flame Buddy. Dimmi che quelli sono. Dimmi che quelli sono. Ah, ok, quelli di fianco. Belli EVS. Non avevo notato sta cosa degli EVS. Wow, abbiamo dei buoni Pokémon, raga. Ok, perfetto. Allora, vi dicevo, da questa parte, intanto guardate che cosa bella il velocizzatore. Da questa parte ci sono i selvatici infami. La Madonna, che è la grotta delle bestie questa. Allora dai, fatemi fuggire, tanto sono a livello 18, non dovrebbero esserci problemi. Ok, vi volevo far vedere ragazzi questa zona qua, che penso sia un giardino che per il momento non ha alcuna utilità, in futuro non lo so. Nel caso non spoileratemelo nei commenti, tra l'altro non l'ho mai detto raga, siccome alcuni di voi magari hanno già giocato sto gioco, evitate spoiler nei commenti, non sono ancora successi per fortuna, però evitateli, non tanto per me quanto per gli altri che vorrebbero godersi questo gioco in mia e in nostra compagnia. Detto ciò, vi ho fatto vedere che c'è pure un'infermiera che vi cura i Pokémon totalmente a caso e c'è una battaglia in doppio. Ok, io però vorrei fuggire se mi permette. Buongiorno, mi faccia fuggire, la prego, grazie. Oh, è vero che posso tipo correre come un demonio. Ok, ho messo tra l'altro la velocità penso che si chiami tipo insane o ridicola, cioè che è tipo altissima, però vabbè, questi sono discorsi a sé stanti. Allora, dovrebbe essere la strada giusta in teoria. Sì, questo. Ok, perfetto, ragazzi. Dopo 7 minuti di video possiamo ritornare ai nostri antichi fasti. Ok, questa frase qua merita veramente di essere presa come esempio per tutti gli studenti che vogliono imparare italiano. Ora, aspettate, prima di proseguire, c'era una casa che nascondeva al suo interno una Mega Ball. Io non ricordo se l'ho presa o non l'ho presa. La casa dovrebbe essere questa, non l'ho presa. Ok, perfetto, rubiamo le Mega Ball dalle case, manco fossi un membro del Team Rocket. E direi che possiamo andare verso la scuola allenatori, per l'appunto, ragazzi. Se non sbaglio dovrebbe esserci addirittura un ragazzo che ci tipo semi-spoiler all'evento. Fatemi vedere. Un tipo che stava tipo qua. Un tipo che stava tipo. Ah, tra l'altro, ragazzi, ecco, ho scoperto andando in giro che in questa. Esattamente, deve cercare la ragazza che sta alla scuola allenatori. Ho scoperto, ragazzi, che in questa regione i capi palestra non hanno un tipo. Cioè, hanno Pokémon a caso, il che sarà un bel casino. Ma veramente un gran casino. E quindi, raga, boh, non lo so, ho paura di morire. Tra l'altro, quella caverna lì ci sono entrato. Volendo, si potrebbe fare la cattura, ma direi di tenerla per i prossimi episodi. A sto giro abbiamo preso Magmortar. Oh, where is that girl? We could save. We could she have gone off to now? We can start with. Ah, ok, perfetto. Hanno perso. C'è una ragazza che non trovano più. E. Ok. Non mi. Cos'è quella roba? Madonna. Ok, perfetto. Sì. Sì. Ah, ok, figo. Nora seems to. Ah, ok. Quindi si è persa una studente. Ora. Oh, grandissimi. Perfetto, Premier Ball. Penso, ragazzi. Ah, questo è Damian. Fatemi parlare con Damian. I'm so glad you made. Ok, sì, volentieri. Però prima dobbiamo trovare sta ragazza. Ora, siccome io ho visitato tutta la città, penso che la ragazza si trovi in questa caverna. E che tra l'altro sia tu. Donatello! Victini. Donatello Victini. Tra l'altro, Donatello, grande ragazza, mi dicono dalla regia. Qua ho vagamente failato, però non ditelo a nessuno. Forza Ipno, io credo in te e credo anche nel cuore delle carte, già che ci sono. Ole, magari Incinerate, che cazzo è? Brucia tutto, una roba del genere, sì. Tra l'altro, ragazzi, se riesco a mettere Magmortar in qualche battaglia a caso, ci proviamo. Io non vi assicuro niente, però io un tentativo lo farei, tipo se c'è Pokémon. Tipo, ecco ad esempio, ma neanche a dirlo. Snorunt, ad esempio, Magmortar dovrebbe essere, dico, in grado di distruggerlo. Però dovrebbe riuscire a fare il suo perché.
a fare il suo perché non penso sia una cosa che esista, però vabbè. Amber, vai giù. Tra l'altro, ragazzi, penso anche che McMortar sia più un attaccante fisico, quindi in realtà le mosse che ha fanno cagare. Però boh, prima o poi imparerà un Fire Punch, sempre che sopravvive, e sempre che sopravviviamo noi più che altro, perché, raga, sta serie è proprio un pugno in uno stomaco. Madonna, quanto... Chansey! Oh, perfetto, questo, raga, è perfetto. Chansey, switch e via, perfetto. Ho risolto metà dei miei problemi. Peccato che... Cioè, ok, no, devo mandare per forza Ipno perché è l'unico che ha mosse fisiche. Ossia Headbutt. Sì, penso che sia l'unico. Double Slap, doppia sberla, stab. Bello questo critical, veramente mi hai aperto proprio il culo, sai. Dai, forza. No. Raga, la velocizzazione, devo cercare di capire come cambiare il tasto M perché è veramente scomodo. Devo provare a mettere barra spaziatrice che sono più abituato. Madonna, gli ho fatto un male boia, l'ho fatto pure flinciare. Quindi vai giù per piacere. Vediamo quanto se dovrebbe salire a livello 11. Sì, infatti. I blamed Darth. Sì, certo, è colpa della. Sicuramente. È colpa dell'oscurità. Sei perso. Una escape rope. Perfetto, questa potrebbe tornarci utile, raga. Ok. Oh, cattura! Attenzione! No, tra tutti i Pokémon di questo pianeta, sto cancro dovevo trovare. Che vita grama, raga. Oh Gesù, questo qua non so se lo voglio mettere in scuola. Cioè, magari lo utilizzo come cavia, però raga, furfru c'è. Cioè, no, furfru no. Io veramente, fatemi sapere cosa ne pensate di furfru. Io è un Pokémon che non posso vedere proprio. Non spreco neanche le Great Ball. Cioè, nel senso, se la perdo come cattura, non dico che sono felice, però. Cioè, nel senso, un bello champagne. Oh, che peccato. Allora, dai, su, veloce però. Dai, veloce, fammi una cosa bella, veloce. Entraci, fammi sta cortesia. Grazie, perfetto. Mannaggia, mannaggia ai morti viventi, mannaggia. Dai, ti prego. Guardate, cioè, se mi guardate utilizzare il turbo, notate una stortezza mai vista prima sulla faccia della terra. Uno, due, tre. Bene. Furfru non so come chiamare. Un'altra femmina, tra l'altro, raga, è allucinante. Sono attorniato da... Ok, minchia, mi stavo cagando addosso. Sono attorniato dalla figa in questa serie, non volevo dirvelo. Historically, in the Kalos region, this Pokémon were designed... Ok, perfetto. E la Madonna, guardiani del re. Allora lo chiamo Queen. Che cazzo ne so. Via, Queen. Manco fosse cazzo Freddy. Non Queen X. Io, raga, devo capire che la X qua non funge. Ce li ho dei repellenti? No, perché altrimenti vado fuori a comprarli, giuro. Ok, raga, taglio, vado a cercare di prendere dei repellenti e poi torniamo, perché altrimenti non ce la si fa. Ok, ragazzi, sono riuscito anche facendo un po' di magheggi con gli strumenti e vedendo un po' di roba a ottenere 5 repellenti che speriamo bastino. Ipno dice qualcosa che non ho cagato di strisce. Possiamo proseguire da questa parte. Io spero di star facendo la cosa giusta perché altrimenti questo è un episodio buttato nel cesso. Buongiorno, signor avventuriero. Queste rocce possono essere distrutte con rock. Ah, io ero già lì, ho detto, cazzo, questo mi dà la MN, invece no, mi vuole aprire. Samson, sì, il Meteor, lui, raga, eccolo qua. Lui, Samson Meteor, dov'è che c'è scritto Samson? Bella, ragazzi, il mio microfono si chiama Samson, eccolo qui, c'è scritto qui, non l'avevo neanche letto, sto impazzendo. Ok, perfetto, fate finta che questa parte di video non sia mai esistita, mi ha quasi aperto Ipno, perfetto, mi piace questa cosa. Allora, fatemi switchare a sto punto. Questo schifo qua è di tipo normale, va bene così. Aspettate, Weavile, Serena. Ok, perfetto. Dovrei avere incantevole che dovrebbe mandarlo a casa diretto. Spero che il microfono. Spero di non aver fatto esplodere il microfono. Però, vabbè, questi sono dettagli, raga. Cazzo, sto Weavile qua mi sta prendendo il culo, però. Oddio, avrei potuto mandare anche Etna, ripensandoci. Che forse. Raga, io amo sto Milotic. Io amo sto Milotic, non ci posso fare nulla. Cioè, è uno dei Pokémon migliori che io abbia mai avuto. Cioè, sta abilità qua è uno spettacolo. Spero che non mi schiatti mai perché potrebbe essere veramente utilissimo. Cioè, è una cosa allucinante. Allora, io ho paura a mandare gli altri due Pokémon. Tanto, raga, c'ho tempo per allenarli. Qua c'ho il velocizzatore, quindi non si pone il problema. Si porrà più avanti, però per il momento, raga, posso tranquillamente metterci 10 minuti per allenarli col velocizzatore. Ok, perfetto. Battuto questo Montanaro bellissimo con la barba folta che veramente arrappa pure le giapponesine. Ok, Missouri. Sì, tu affrontami, ciuffo biondo. Che cazzo sei? Quello del Crodino, l'analcolico. L'analcolico biondo che manda in campo John Frog. Attenzione, mamma mia, con quale cattiveria me lo stai dicendo? Allora, proviamo un Confusion. Cioè, fatemi capire, ipnosi non missa quando mi sclicco.
sto sempre, cioè, sto pensando che il mondo sia tipo una presa per il culo. Tra l'altro, raga, che capelli di merda, cioè, parliamone veramente. Questa non è colpa mia, sappiatelo. No, non me ne vogliate, io non li vorrei questi capelli, mannaggia. Allora, Lily, vai davanti, forza. Adesso credo in te, nel cuore of the carte. Io sono tutto storto, io sono storto, che manco... No, perché le vecchie gnomi da giardino? Perché? Che io poi le devo affrontare, perché, raga, queste qua, se non le affronto gli allenatori, poi io perdo. Io perdo, dai, su, vediamo di affrontare sto Mianfu. Guarda che roba, io tutto storto. Sì, ricordatemi, raga, nei commenti di cambiare il tasto del velocizzatore, perché veramente mi viene il Parkinson se vado avanti così. Non ho visto il Pokémon, te lo giuro. Lotad, ok, perfetto, buono. Mega Drain a casa, ole. Growl, ok, dai, in teoria adesso. Tra l'altro, no, non era questo l'obiettivo. Natural Gift, non fare cose strane. Ok, perfetto, tipo ad esempio. Ah, ma perché c'è lui che mi sta diminuendo con Growl. Allora muori, scusa. A parte che tanto io l'attacco non lo uso, perché sono tutti speciali i miei Pokémon. Solo Magmortar che è fisico, ma ha mosse speciali. E Furfru che non è un Pokémon. Quindi, cioè, nel senso, l'effetto del repellente è andato via, ma noi siamo belli e ne usiamo un altro. Ok, perfetto. Raga, che cazzo è sta merda? Ma da quando? Ma cos'è? Ma perché? Ma no, ma non ci si veste così se si fa il mangiafuoco, raga, ma... Che cosa brutta, veramente. Oddio, Ember. Non mi bruciare, non, minchia se mi bruci, ti giuro. Si potranno bruciare i Pokémon di acqua, sapete che non lo so, effettivamente. Allora, Fight, Water Pulse, vediamo se va giù, spero che vada giù, perché altrimenti sclero. Ok, perfetto. Tra l'altro siamo molto livellati, raga. Sì, ho allenato un pochino fuori parte il team, perché mi avete detto, veramente, c'è stato un commento che mi ha fatto cagare addosso. Due parole, stai, punto, attento, punto. Ho preso un po' troppo la lettera, sono overlivellato, ma a noi va bene così. L'importante è portare questa serie il più avanti possibile, non finirla, perché è impossibile, ma portarla più avanti possibile, sì. Olè. Weedle, ok, perfetto. Weedle, posso mandare anche Etna volendo. In teoria Weedle dovrebbe essere su un altro fangame. Questo è per pochi, però vabbè. Nulla. Spero vi piaccia la miniatura di Insurgence nel frattempo. Vai così, Weedle, vai a casa per piacere, che con questo Ember, ti giuro, ti spedisco veramente. Olè! Vediamo se Etna sale al 12. Almeno lui un paio di battaglie gliele faccio anche fare. A Furfru, raga, non ci penso nemmeno. Cos'è che vuole imparare? Bello, finta. È finta. Sì, è finta. Oh, questo è ottimo, raga. Finta è una buona mossa, e anche fisica, se non ricordo male. Sì, per forza. E quindi... Madonna, quanta esperienza mi guadagni. Manco avessi buttato giù i peggiaudino, madonna. Allora, ok, mettiamo davanti Serena, che è ancora a livello 18, a discapito degli altri suoi due compagni, che sono di un livello più alto. Sono abbastanza convinto di aver attivato un repellente, io. Evidentemente io mi sbaglio, quindi... No, resiste con Sturdy, tua sorella... Io, raga, veramente, cioè... Trovate un aggettivo, vi prego. Trovate un aggettivo per questo Milotic, per piacere. A quanto siamo? Siamo neanche a 20 minuti. Sì, ma spero di trovare sta ragazzina qua, perché sennò altrimenti veramente video di 30 minuti e si vola proprio. Sì, infatti, non l'ho attivato probabilmente. Sì, infatti, ho premuto B, ora che ci... Perché? Perché? Allora, perché in una grotta dovrebbe esserci un'ombrellina? Cioè, e ora io dico, creatori, ma... C'è un po' di... Di logica. Logica si chiama questo. Mi cadono le cuffie. Si chiama logica questa. Cioè, non puoi mettere le ombrelline nelle grotte. Non puoi. Perché è sbagliato. È sbagliato per la società, Totodile. Boh, io ho paura a mandare sto Pokémon, però questi sono dettagli. Un bel team di sole e donne, ragazzi, per uno spettacolo. Vediamo se riesco a farmelo schiattare. Minchia, livello 15, tra l'altro, non me ne ero accorto. Sì, ma non ho mosse praticamente. Headbutt, quanto ti fa? Che Pokémon di merda. Madonna, oddio, ho fatto flinciare 4 volte di...
Ho avuto paura. Ok. Cos'ho appena visto? Cos'ho appena fottuto visto? Ha flinciato 6 volte di fila? O 5, quelle che erano, a un certo punto ho smesso di contarle. Questa cosa è stata allucinante. Pretendo 300 like per il flinch 6 volte di fila. Peggio di quando mi crittarono 5 volte di fila contro il sighter di Raffaello. Questa cosa è stata spettacolare. Veramente. Io non ho parole. Ho fatto un'intera parte a insultare Furfru, entra in campo e fa flinchare 6 volte di fila. Io chiedo scusa in ginocchio. Mi metto in ginocchio. Mi metto in ginocchio. Furfru, scusami, no, non volevo assolutamente. Io vi faccio vedere, sono in ginocchio, sono in ginocchio. Furfru, sono dritto, scusami, non volevo. Perdonami, finirò la parte in ginocchio. Io finisco il video in ginocchio, non mi interessa. Non riesco, non ci sto capendo un cazzo del gioco, io finisco il video in ginocchio. Via. La sedia, via, io finisco il video in ginocchio, dopo quello che ho visto, a me non importa più nulla. Dai, forza, su, mandalo giù. Mamma mia, anche Etna, raga, adesso c'è competizione tra i due Pokémon. No, il cazzo, raga, mi fa male le ginocchia. Fatemi tornare, vi prego. Questa cosa qua è stata una gran trashata, veramente. Ok, saremo circa 20 minuti, quindi dobbiamo anche sbrigarci. Comunque, raga, è stato allucinante, cioè, veramente. Ditemi se voi avete mai visto una roba del genere, perché sinceramente a me non è mai capitato di vederla così grave come cosa, Dio buono. Olè, siamo fuori dalla grotta. Ora, io mi chiedo, l'avremmo trovata sta bimba di merda? Ok. Ah, fanculo, mi puzzi tanto di... Oh, Menafi, quello è Menafi. Cioè, nel senso, è la statua di Menafi. Penso sia cambiato un pochino anche la musichetta, sapete? Oddio, raga, c'ho... Mi puzza tanto di leggendario che sbuca fuori Amuzzo. Quindi aspettate, fatemi mettere davanti Lily che se è Menafi, sì, Lily. Oh, Gesù. Allora, vediamo un po' che cosa dice sta ragazzina. Alright, the fossils are in place. Perfetto, i fossili sono qui. Puoi farsela. Cioè, Celebi. C'è l'immagine di un Menafi e chiama Celebi. Mi piace sta cosa. Muovi i fossili attraverso il tempo. Usa Tesseract. Che non conosco. Tesseract. Che non so se si. Ah! Wow! Non ci posso credere, tutto il nostro duro lavoro finalmente è stato pagato. Armaldo, Bastidon, Kabuto, Psy, Omastar. Chi avrebbe mai pensato che ci saremmo, che avreste rivisto la luce del giorno ancora? Puoi tornare indietro, Celebi. Penso che sia tutto per oggi. Wow, che figata! Cioè, praticamente Celebi ha utilizzato una mossa per riportare in vita dei Pokémon fossili. Non posso credere fino a quanto siamo arrivati lontano. Ok, e ci sgama. Chi sei tu? Da quanto tempo stavi guardando qui? Guarda, io non so chi tu sia, ma non puoi dire a nessuno di tutto ciò. Sarei in grave pericolo. L'importante è che non ci sgamino i cultisti. Che cos'era questo? No. Oddio! La rimpatriata di gruppo, raga! Quello è... Sei stato scelto da Mew. Pensavo che io fossi l'unica. Ma se anche tu sei stato scelto, beh... Probabilmente dovrei spiegarti. Non molte persone lo sanno, ma molto tempo fa c'era una profezia scritta riguardo la regione di Torren. Nessuno la conosce parola per parola, ma parla riguardo i culti e riguardo all'Augur. Parla riguardo non si dice, ma fa niente, ragazzi. Si dice che un allenatore scelto da uno dei Pokémon leggendari sarà colui che riuscirà a trovare e sconfiggere i culti. È anche detto che i Pokémon leggendari saranno dei Pokémon illusori. You know, come Mew, cioè sai, come Mew, Victini o Dupa. Attenzione, anche l'allenatore di prima che aveva Victini, cioè, potrebbe essere incredibile. Quando l'hanno scoperto i culti hanno voluto sbarazzarsi, hanno voluto ripulire Reed, non mi viene, ripulire il mondo da quell'allenatore. Le persone avevano paura, nessuno sapeva chi fosse l'eroe e temevano che lui o lei non sarebbero mai apparsi. Ma quando il primo augur è arrivato e ci ha protetto, è stato incredibile.
ha distrutto metà dei culti, ma è scomparso un anno fa. Le persone pensano che la profezia pensano che la profezia fosse riguardo a lui, perché lui era amico di Upa, un Pokémon leggendario, ma ormai se n'è andato. Nessuno sa dove lui sia. Il secondo augur ha preso il suo posto e non penso che sia stato scelto da qualcuno. Ecco perché non posso far sapere a nessuno riguardo a Celebi. Temo che tutti verrebbero a cercarmi. Devo allenarmi qua giù in segreto. Voglio dire, non penso che io sia l'eroe della profezia, ma se Mew ha scelto te, forse quella profezia potrebbe essere su di noi. Forse potrebbero esserci anche degli altri. I can't let anyone know that Mew chose. Non puoi far sapere a nessuno che Mew ha scelto te. Non si è ancora unito al tuo team di Pokémon, vero? Questo probabilmente è perché it's concerned that if it does, you might become a target. Ah, ok, è a conoscenza del fatto che se lo dovesse fare tu diventeresti un obiettivo. Quindi fai attenzione per ora, non possiamo prenderci alcun rischio. Ma in ogni caso, che cosa stai facendo qua giù? Il torneo della scuola allenatori? Me ne ero completamente dimenticato. Allora, raga, è lei, finalmente. Ok, perfetto, vai su, andiamo alla scuola allenatori, forza. Olè, perfetto, allora, direi ragazzi che possiamo stoppare qua l'episodio. Nel prossimo faremo il torneo della scuola allenatori e mi farò trovare in superficie con dei Pokémon allenati. Detto ciò ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, premete la campanella e passate dai social per rimanere sempre aggiornati sui feed e su ciò che avviene al di fuori di YouTube alla mia persona. Che altro. Detto ciò, comunque noi ci becchiamo ragazzi in un prossimo video!